quieres mencionar. Y al saber de tu desprecio siento miedo que nunca, nunca me puedas perdonar. Soy el ladrón de tu amor y estoy confeso. Yo sé bien que no estarás cuando me vaya. Y aunque te duela más, apréndete esto, que quien te hace llorar es quien te ama, que quien te hace llorar es quien te ama, es quien te ama. Buongiorno. Buongiorno. Mi scusi, potrebbe dirmi per favore? Sì, cosa vuole sapere? Sto cercando questo indirizzo. È qui, è proprio qui. Sto cercando una ragazza che si chiama Tibisay Navas. Tibisay Navas? Tibisay, sì. Sì, lei vive qui. Ah. Sì, vede quella strada laggiù dove c'è il deposito? Uh-huh. Lei vive lì. Ah, va bene. La ringrazio moltissimo, arrivederci. Signori. Grazie. Mi scusi, un momentino. Solo sì? Una domanda. Sì. Perdoni la mia curiosità, lei chi è? Io sono il padre della il ragazza, papà il papà di Tibisay. Sì, sono io. È il papà? Sicuro. Ah, accidenti, mi permette che le stringa la mano, eh? Ma certo che può. Che bellezza, che piacere, bellezza conoscerlo. Cayetano Navas. Sì. Io sono... Lei è? Come si chiama? Gumersindo. Ah, Gumersindo Cubieyes. Io sono un vicino di casa. Sì. Se sapesse come sono felice, alla fine è uscita. Sì, signore. Beh, mi avevano promesso il condono e ce n'è voluto di tempo, ma alla fine me l'hanno... Ah, fatto. Meno male, meno male. Scusi una domanda. Sì. La ragazza lo sa? No. Lei non sa ancora niente. Non lo so. Ho preferito non avvisarla per farle una bella sorpresa. Sì, chiaro, ma in questo momento non c'è. Però tra qualche minuto sicuro tornerà qui. Che bella sorpresa, fra, che sorpresa! È quello che voglio veramente, fare proprio una bella sorpresa alla mia bambina. Chi è la ragazza? Beh, non lo sappiamo, non aveva documenti. Non aveva assolutamente nulla per identificarla. Se dovesse morire non sapremo chi avvertire. Con permesso. Sta dormendo? A forza di pillole. Ah, Joaquin, che disgrazia. Non parlare così forte, potremmo svegliarla. No. No, ha preso tanti sedativi. La piccola era così nervosa. Ho paura, Joaquin. E se l'avesse uccisa? Poco prima che uscisse io l'ho seguita fino al salotto e poi l'ho vista quando ha preso la macchina ed è partita a gran velocità. Bene. Dobbiamo vedere come fare per tirarla fuori, perché se la persona che è stata investita morisse, sarà accusata di omicidio colposo. No, Joaquin. Questo non può essere. Nostra figlia accusata di omicidio colposo, mai. Buona. Non ti preoccupare. Lei sta nelle mie mani, no?
Userò tutte le mie risorse. Tuttavia, sto ancora pensando a ieri notte. Che cosa? A quello che mi è successo ieri notte. Non te l'ho raccontato prima per la storia di Patty, ma quando sono andato in quel quartiere per cercare Pedro Luis Guerra, ho visto quella donna, Selenia. È stata lei ad aprirmi la porta. Di quale donna stai parlando? Quella che stava lavorando, che assisteva Leonella ed era lì il giorno del parto, ti ricordi? Nieves Maria. Sì, lei, Nieves Maria. Non ricordavo il suo nome. Ne sei sicuro? Sì, 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 sicurissimo. E tu dici che stava lì? Nella casa dove vive quell'uomo? Non stava. Perché lei vive in quella casa. Infatti, quando le ho chiesto di lui, mi ha detto che non era ancora rientrato. Forse lei lavora lì. No. Non ha l'aspetto di una cameriera, anzi al contrario. A me è sembrata la padrona di casa. Joaquin, non sarà stato tutto organizzato? E se si fosse introdotta in casa di Estella, con qualche proposito? Tu credi? Forse per stare vicino a Leonella. Per sapere quando avrebbe partorito e che cosa ne avrebbe fatto del figlio. Infatti, Selenia, in quella casa ho visto un bambino. Tu lo hai visto, Joaquin? Sì. Mentre io stavo parlando con quella donna, mi è arrivato il bambino. E più volte ha cercato suo padre. Senti, Nelson, se verranno a sapere del bambino, se Leonella saprà che vive in questa casa, che non pensi di togliermelo, perché io non glielo darò per nessuna ragione, mai glielo lascerò. Ma perché pensi questo, Nieves Maria? Perché sei così turbata? È che Pedro Luis l'ama. Me lo ha detto. Te lo ha confessato? Non ha mai smesso d'amarla. Me lo ha detto, sì. Adesso lei sta per sposare un altro uomo. E ieri notte era proprio disperato. E questa mattina me lo ha confessato. Beh, senti, ho capito. È possibile che lui stesso non lo avesse chiaro, Nieves Maria. Io pensavo che l'avesse dimenticata, che non potesse continuare ad amarla per tutto quello che era successo tra loro due. Ma in altre occasioni non saprei. Mi pareva di scoprire in lui una scintilla di fuoco che si incendiava quando qualcuno gli nominava Leonella. Ma in verità non ha mai parlato di questo, chiaramente. È che io credevo che non avrebbe potuto continuare ad amarla dopo tutti i guai che gli aveva procurato. Nelson, perché lui ama ancora quella? Perché continua ad amare lei e invece non ama me? E perché tu non ami me invece di amare Pedro Luis, Nieves Maria? Io che ti ho sempre offerto la felicità, amore mio. Un affetto sincero, solamente per te. Ti prego di perdonarmi per quello che sto per dirti. Pedro Luis è mio amico, io lo stimo molto. Però è una persona molto tormentata, molto amareggiata. È pieno di rancori, di sentimenti contraddittori, ansioso di vendetta. Io sono convinto che Pedro Luis non potrà mai più ritrovare la tranquillità per se stesso. Ne potrà più rendere felice qualcuno. L'amore che io ti offro è molto diverso, Nieves. È molto diverso, te lo giuro. Sì. Me lo hai già detto, Nelson. E anche Pedro Luis me lo ha detto. Che nulla si può imporre ai propri sentimenti. Mamma!
voglio un bacetto. Ma tu piangi? No, non sto piangendo, amore mio. Sì, hai il viso tutto bagnato. No, amore mio. Oh, mamma. A volte si piange per delle sciocchezze, ma non è nulla. Ti prego, non piangere. Io ti voglio molto bene, lo sai, mamma. Su, adesso non piangere più. Te lo prometto. Va bene. Bambino mio, amami molto. Amami sempre così. Non dimenticare mai di volermi bene, vita mia. Non separarti mai da me. Perché tu sei mio figlio. Stai con la tua mamma, amore. Figlio. Joaquin, quel bambino è il figlio di Leonela. No, non può essere. Sì. Ma ti rendi conto? Sta con il padre. È chiaro. La ragazza è andata in casa di mia sorella per questo. Per sapere quando Leonela avrebbe partorito e poi prendersi il figlio. Joaquin, che cosa accadde quando tu andasti in quel posto a consegnare il bambino? Beh, il bambino rimase lì. Sicuramente dopo ci è tornata. Ed è a lei che l'hanno dato. Dio mio. E Leonela lo sta cercando. Se lo sapesse. Avanti. Signora, mi scusi, l'avverto che nel salotto c'è la signora Stella. Va bene, Sara, dille di entrare. Sì, signora. No, Sara, no. Dille che aspetti un momento. Sì, va bene. Fai quello che ha detto il signore, Sara. Bene, signora, con permesso. Sì, sì. Allora, glielo possiamo dire o no? Le diremo dove sta il suo amatissimo e tanto caro nipote. Le possiamo dire che sta insieme a suo padre? Avanti! Buongiorno. Ha qualcosa da dirmi, Serpa? Sono venuto per informarla che l'appuntamento fissato con la signora Ferrari è stato rimandato a data da destinarsi. Perché? Perché l'ho chiamata per confermare l'orario dell'appuntamento e mi hanno detto che era dovuta uscire all'improvviso perché sua nipote aveva avuto un incidente. Sua nipote? La figlia di Joaquin. Che coincidenza. E che cosa è successo a quella mattacchiona? Eh? Non lo so. La segretaria non ha saputo dirmelo. Con quella testa piena di segatura avrà combinato sicuramente qualcosa. Beh, vedrò di procurarle un altro appuntamento. Sì, Serpa, per favore, ma presto, perché voglio chiudere questa storia rapidamente. D'accordo. Posso entrare? Buongiorno. Salve. Ciao. Ciao. Come stai, amore mio? Perché mi hai abbandonata? Non avrai preferito un'altra, vero? Difficilmente potrei trovare una donna più attraente di te. Grazie. Allora, usciamo stasera? Lasciami guardare l'agenda, te lo dico adesso. Scusa. Pronto? Sì? Chi? Da parte di chi? Cayetano. Sì, 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 come no? Hilda, passamelo subito. Pronto? Cayetano! Ehi, amico, come stai? Che? Sei già libero. Ma va bene, vieni subito qui da me. Sì, 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 certo. Come? Ma sì, va bene, dobbiamo parlare di moltissime cose. Scusa, Amanda, ma non posso più uscire con te. Allora? Sì, Cayetano, vieni. No, va bene, facciamo un'altra cosa. Vengo io a prenderti. Eh? Io vengo da... Sì, sì, dove stai? Ah, e Tibisai non l'hai ancora vista? Sì, sì, capisco, lo stai aspettando. Sì, ti capisco perfettamente, è chiaro, prima di tutto vengono i figli sono i figli, chiaro. E
Mi scusi, dottore. È lei che ha operato la ragazza che hanno investito? Ah, sì, sto proprio cercando qualche familiare della ragazza. È forse lei? No, non esattamente, però... Come sta? Sfortunatamente... Devo darle una brutta notizia. Una cattiva notizia? Sì, abbiamo fatto l'impossibile per farle riprendere conoscenza, però è stato tutto inutile. Oh, dottore. E adesso la ragazza... Purtroppo è in coma. Pedro! Che sorpresa! Amico mio! Come stai? Lasciati abbracciare. Bene, come sono contento. Amico, non potevo aspettare. Dovevo venire a vederti. Sentivo la necessità di parlare. Certo. Mi pareva quasi uno scherzo che tu fossi libero. Ah, è vero, anche a me, anche a me. Ah, lasciati abbracciare. Senti, Tibi, sai, non è ancora in casa? No, non ce l'ho trovata. Beh, perché non facciamo una cosa? Possiamo lasciarle un biglietto per avvertirla che può trovarti da noi. Così vieni con me e non rimani qui da solo, no? No, no, senti. Io ho un piano. Voglio rimanere qui ad aspettarla per farle una sorpresa, così quando lei arriverà mi troverà qui. Hai capito? Sì, sì, certo, certo, capisco. È che... E allora facciamo una bella cosa. Raccontami di te. Dai, su. Andiamo. Va bene, d'accordo. Siedi. Bene. Senti, raccontami, Cayetano, com'è andata a finire la storia del condono, Pedro, tu sai che mi hanno fatto aspettare molto. Sì. E lo sai quello che ho passato, che l'ho aspettato per molto tempo, però alla fine è arrivato. Immagino che devi aver provato un'emozione indescrivibile quando ti hanno comunicato che eri libero. Non si può immaginare, amico, è stato meraviglioso. Chiaro che io sono rimasto sorpreso anche se me l'aspettavo. Insomma, è stata una cosa meravigliosa e non si può paragonare a nulla. A proposito, il direttore del carcere ti manda a salutare e ti manda questo. Ah, e come sta lui? Ah, bene, molto bene. Bene? È un bravo uomo, molto comprensivo, è l'unico con il quale si possa parlare. Che brava persona. Il direttore è davvero molto a modo. E tu lo sai che lo stimo molto, ma soprattutto lo sai perché? Perché mi ha aiutato a superare i soprusi e le ingiustizie. Ah, sì, sì, certo. Ma raccontami della tua famiglia. Ah, va tutto molto bene. E tutti stanno attorno a mio figlio. Se vedessi mio figlio, Cayetano. Ho una gran voglia di conoscerlo. Però in fondo lo conosco già, ti ricordi? Tutte quelle foto del bambino che attaccavi alle pareti, ti ricordi? Certo. Ma io vorrei tanto conoscerlo di persona, sì, lo sai? Sì, certo. Non è la stessa cosa vedere le fotografie e conoscerlo di persona. Certo. Senti, Cayetano, sì. C'è una cosa, vedi? Il bambino non sa e non deve sapere che io sono stato in prigione. Non ti preoccupare per questo. Io farò molta attenzione, non preoccuparti. Tu non sai quanto mi renda felice il fatto di rivederti adesso. Sì. Sì, io comunque non ho mai smesso di pensarti e nemmeno di sapere che presto ci saremmo rincontrati. Anch'io mi sono sempre ricordato di te, e non solo di te, ma anche di Nieves Maria, di Manaue e di tutti gli altri. Ah, a proposito di Manaue, ti farà una sorpresa. A me? Sì, 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 a te. E di che si tratta? Vedi, in realtà io ho fatto una promessa e non ti posso dire niente. Si incaricherà lui di dirtelo. No, no, un momento. Lui si incaricherà, ma quale sarà la sorpresa? Se così si potrebbe dire che Tibi, sai, è molto implicata in questa storia. Ah, no, senti, io già sto diventando nervoso, No, 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 rilassati, Cayetano. Senti, raccontami, che progetti hai? Raccontami, avanti. Dunque, per prima cosa voglio riorganizzare tutta la mia vita. Devo lavorare. E poi voglio avere per lei quel ruolo di padre che non ho potuto avere fino ad ora. Ma presto, sì. Me lo auguro. Sarò finalmente il padre che non fui mai per mia figlia. Lei ha sempre dovuto vivere da sola e questo non può più essere. Certo. A proposito, sta tardando molto a tornare a casa, non è vero? Sì, è vero. E io che ho una voglia matta di riabbracciarla. Thank you.
Com'è possibile, Selenia? Com'è possibile che abbia fatto una cosa simile? Ah, non lo so, Estella, non lo so. Patty è come impazzita ultimamente. Fa delle sciocchezze, è molto nervosa. Non so cosa le succeda, non lo so. Lei è sempre stata molto esuberante, allegra, anzi, ma... Da un po' di giorni a questa parte... Che vuoi che ti dica? È irritabile, nevrastenica, incivile, che ne so. Ma non le hai chiesto che cos'ha? Non hai cercato di sapere quello che succede, sì, quello che la preoccupa? Sì, sì, ma non vuole dirmi niente. E ieri sera... Insomma, è tornata a casa decisamente euforica e... Anche molto tardi, per questo io l'ho sgridata e... Vabbè... Ma dove è andata e con chi? Con... Beh, con un ragazzo, con un... No, per favore, Stella, non ti ci mettere anche tu, ti prego. No, no, scusami. È solo che voglio sapere per poterti aiutare. Senti, perché dorme così a lungo? Perché le abbiamo dato dei sedativi. Era... Vabbè, era molto nervosa. Aveva avuto una crisi isterica e così... E insomma... Io l'ho sgridata. E ora dimmi, Selenia, chi ha investito? Mi hai detto che era una ragazza, sai chi era? Non si sa. Non aveva documenti addosso, proprio niente che la identificasse per questo motivo. Non sappiamo di chi si tratti. Tibi, sai, sta tardando un po' troppo a rientrare. Sì, è vero, è molto tardi. Sarà lei? Ah, sì, sì, sicuramente è lei. Però io credo di no. Se fosse lei, dovrebbe avere le chiavi di casa, non credi? Sì, ma non lo so, anch'io ho pensato a questo quando tu hai suonato. Però adesso chi altro potrebbe essere? Senti, ma forse non è che quel signore le ha detto che tu eri già qui? No, no, non credo, io l'ho pregato che non le dicesse niente. Però se l'ha fatto, questo non lo so, Forse è proprio lui che viene a chiederci se Tibi sai è arrivata. Senti, può essere, però in ogni modo preferisco andare a nascondermi. Non dirle niente, perché voglio proprio farle una sorpresa, non fartene accorgere. D'accordo. Sorpresa! Che ti prende, Manawe? Ma come mai tu sei qui? Ah, scusami, pensavo che ci fosse Tibi sai ad aspettarmi. Invece ci sono io, ma tu non sai chi sta insieme a me. Questa è una vera sorpresa. Cayetano. Ciao! Cayetano, sì, che sorpresa! Sono proprio io! Accidenti, ma che è successo? Beh, ho aspettato, ma alla fine mi hanno liberato e adesso sono a casa. Ah, giusto in tempo, vecchio mio, così sarai presente alla cerimonia. Di quale cerimonia parli? Ah, sì, è vero, tu non sei ancora stato informato. Tibi sai sarebbe venuta in carcere a dirtelo. A me? Sì. Ah, di questo si trattava? Diventerai mio suocero. Ah, questo lo sapevo già, praticamente me l'aveva già detto lui. Bene, sono contento che le sia capitato tu. Per me è una grande gioia e sono molto contento che rimaniamo tutti in famiglia. Lasciati abbracciare. Grazie, grazie. Guarda che ho portato la piccola. Accidenti, che bello. Per la mia bambina questo. Questa è una meraviglia, è meraviglioso. Meriti un abbraccio, carissimo. Sono molto contento, molto felice. Grazie, credimi. Grazie, suocera. Sì, va bene, però rimaniamo tutti qui ad aspettare Tibi sai, d'accordo? Sentite, perché non facciamo una cosa? Cosa? Siccome io so più o meno dove la posso trovare, sì, incamminatevi verso casa e poi vi raggiungeremo. È proprio quello che io avevo già proposto a Cayetano. No, perché però... io veramente preferisco rimanere qui in casa. No, non ti preoccupare, andiamo. Se l'aspetti qui o a casa nostra è la stessa cosa. Io non le dirò niente, non ti preoccupare. Che ne dici, Cayetano, Andiamo? Su, insomma, vai. Aspettateci va bene, amico. Andiamo. Ah, visto che ci siamo, cogliamo l'occasione per celebrare il fidanzamento di tua figlia. Su, andate. Bene. A dopo. Andiamo. Ti ho detto mille volte di non stuzzicarlo perché potrebbe morderti. È molto buono, ma però no, sai... Ma no, mamma, dai! Che sì, che... Guarda chi c'è! Cayetano! Nieves Maria! Che sorpresa! Nieves Maria, che succede? Ma come sei bella! Ah, Cayetano! Sì, sì, sono proprio io. Oh, che sorpresa! Non ti aspettavamo proprio Cayetano, né io e nemmeno Nieves Maria. Tu, un bel abbraccio, Te lo ricordi, nonna?
Che strano. Ma niente, se pensavi che lei non si ricordasse di me. Come avrei potuto non ricordarmi? E che, vedi, capisci? In verità ci siamo visti così poco, però ti ho sempre tenuto nella mia mente. E in questa casa abbiamo parlato molto di te. Grazie molto, signora. Allora, ti piace questa casa, Caetano? Eh beh, ma questa non è solamente una casa, questa è una reggia. E questo è il suo re. Vieni, vieni, vieni. Oh no, ma è lui, perbacco che ragazzone. Qua la mano, come stai? Bene. Papà, chi è questo signore? È un amico di tuo padre, amore mio. È il papà di Tibisai, vita mia. È il papà di Tibisai, che bello! Sì, signore, e fra non molto entrerà a far parte anche lui della famiglia. Sì, sì. Perché quando Tibisai e Manawe si sposeranno, lei diventerà la tua madrina. Ma la mia madrina sei tu, no? Oh, amore mio, tutte e due, tutte e due. Non pensare che ne puoi avere una sola. Quasi tutti ne hanno più d'una. Ah. Così potrai avere, ascoltami, due madrine. Una vecchia e un'altra più giovane. No, nonna. Bene. Manawe è andato già a cercare Tibisai e ci ha chiesto di preparargli qualcosa per un brindisi. Sedetevi, non vi preoccupate, me ne occuperò. È qualcosa di sbrigativo perché staranno per arrivare. Vado ad aiutarla. Con permesso. Allora, Pitufa, come va? Questo è il cane che ho comprato per lui. Ah, sì, e dove l'hai preso? È carino, vero? Ah, sì, molto carino. Veramente, molto carino. Si chiama Pitufa. Pitufa, sì. Pitufa? Pronto? Vorrei parlare con il dottor Macedo, per favore. Da parte di sua nipote. Sei tu, zio Joaquin? Sì, Leonella, sono io. Senti, è meglio che tu venga. Dobbiamo affrontare questo problema. Di quale problema parli? Dove sei? Qui all'ospedale. Ancora sei lì? Sì, la ragazza sta molto male. Ma non essere così stupida. Che c'entri tu con questa storia? Vieni via da lì, immediatamente. Non posso lasciarla sola. Vorrei sapere qualcosa. Non hanno ancora sciolto la prognosi. A me non interessa niente. Lasciala così e vieni via. È una povera venditrice ambulante. Non si occuperà nessuno di lei. Non avrà nemmeno una famiglia che si interessi a lei. No, 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 lasciala sola e vieni via. Che è successo, Manawe? E ti pisai? Non lo so, non lo so, Pedro. Come non lo sai? E dov'è mia figlia? Ho solo visto la moto, mi hanno detto che c'era stato un incidente. Oh no, Dio mio! Dovremmo chiamare la polizia, gli ospedali. Io so che è successo qualcosa a Tibisai, ne sono sicuro. Ma ti rendi conto di che problema Claudia mi ha creato con Leonela? Non mi meraviglia. Lei l'ha scoperta nel tuo appartamento, di notte, in camicia da notte. Non lo so. È come se Claudia avesse già previsto tutto. Come se avesse saputo che Leonela sarebbe venuta a casa mia. Dai, lei non è mica un indovino. No, ma ha una tale fortuna che tutto le va sempre per il verso giusto. Ascolta, Alfredo, con una donna come quella sarà meglio che ti prepari al peggio. Perché ti creerà problemi. Che storia, vero? Dopo avermi lasciato viene a complicarmi la vita, quando io me ne stavo così tranquillo e felice. Senti, dimmi una cosa, ma com'è successo che voi due avete divorziato? Devi sapere che Claudia è una donna proprio terribile. È irrequieta, possessiva, opprimente. Che altro ti posso dire? Direi che ne hai fatto una descrizione molto eloquente. Lei poi vuole trascinarti, capisci? Ti vuole coinvolgere e si vuole imporre. Immagino che per un tipo come te, che sei talmente, talmente tranquillo, talmente sereno, deve essere stato insopportabile. Eravamo ai due poli opposti. Certo. Esattamente come il giorno e la notte, insomma. Sì. Lei era il rumore, io invece il silenzio. Lei era la confusione della festa, io la tranquillità della propria casa. Lei adorava andare tutte le sere in una delle solite feste, mentre io preferivo restarmene a casa per leggermi un buon libro o per guardare qualcosa in televisione o per giocare col mio cane. Mi capisci, Miguel? Ti capisco, certamente. Il vostro matrimonio non poteva funzionare. Due persone talmente diverse. Inoltre non capiva la mia professione. Il mio grande amore per gli animali. La devozione per la mia carriera. Ecco, era il nostro problema più grave. Quello che ci ha effettivamente divisi. Non accettava che restassi con un animale malato invece di stare con lei. Pensa un po'. Io sono un veterinario.
E invece lei detesta gli animali. È assurdo, ma il nostro divorzio è stato provocato da un pastore tedesco. Non prendermi in giro. Non c'è niente da ridere, è la verità. Pensa, una sera io e Alfredo eravamo stati invitati ad un grande ricevimento all'ambasciata francese. Avevo trascorso l'intera giornata in giro per negozi per cercare un vestito adatto per l'occasione e alla fine l'avevo trovato. Un abito di lamè stupendo, verde smeraldo, con degli inserti argentati qui sul davanti. Una cosa stupenda. Se tu mi avessi visto, sembravo un gioiello di brillanti. Ero perfetta con i miei capelli d'oro. Ma dai! Insomma, quel vestito mi stava d'incanto, credimi. Era speciale, favoloso. Dai, Claudia, per favore. Oh, puoi anche ridere, ma io sto dicendo la verità. Immagina che Alfredo mi piantò in asso perché quella specie di pastore tedesco aveva un problema alla colonna vertebrale, eh? Ricomincia a ridere, non ho inventato quello che dico. Immagina, il mio uomo mi pianta in asso perché un cane ha male alla sua schienaccia. Incredibile. E allora io mi sono tolta l'abito di lamè, l'ho messo dentro una valigia. Poi ci ho messo anche tutte le altre mie cose nella valigia, ho preso un aereo e sono filata in Europa. E allora, il giorno seguente, quando ritornò Alfredo, che aveva trascorso la notte al capezzale del suo povero pastore tedesco, ha trovato un biglietto con su: addio, goodbye, ciao. Sì, certo, ricordo perfettamente quanto eri furiosa. E ricordo anche che io ti consigliai di pensarci. Mm-hmm. E ci ho pensato, ed è per questo che sono qui. Sì, però ci hai impiegato 3 anni per pensarci. Ah, andiamo, forza. Non è mai troppo tardi. E pertanto io sono tornata per riprendermi mio marito. Lo toglierò dalle grinfie di quella donna. E che intendi fare per riaverlo? Ricordati che loro due si amano e pensano di sposarsi. Bene. Dovrò studiare molto a fondo la situazione. Dovrò anche organizzare un piano. Tu mi conosci, sorellina. Quando io mi propongo qualcosa, lo ottengo. E visto che ormai ho deciso, lo otterrò. Hai detto che ti trovi in ospedale? Sì, amore, ma non temere, io sto benone. Sì, però... Sono qui per un'altra persona. Ne sei sicura? Non mi stai ingannando? Ma certo, amore, ne sono sicura. Ma allora che sta succedendo? Non te lo posso spiegare. Ti ho chiamato tante volte senza riuscire a trovarti. Sì, però dimmi qualcosa, non puoi lasciarmi all'oscuro di tutto. Purtroppo Patty ha investito con la sua macchina una ragazza. Ma non può essere, si sa già chi è. Ancora no, non aveva documenti con sé e non si è potuta avvisare la famiglia. Bene, allora vengo subito lì. No, è meglio che tu non venga, per favore. Speriamo che la famiglia, vedendo che lei non è ancora tornata, la cerchi e venga subito qui. Allora me ne potrò andare. Ma scusa, cara, cosa ci resti a fare lì? Ah, niente, non lo so. Mi dispiacerebbe lasciarla da sola. Perché? Sta molto male. È ancora senza conoscenza. È in stato di coma. Oh, nonna, che disgrazia. Che sfortuna. Sì, tesoro, è vero. Perché al giorno d'oggi è un rischio anche solo camminare per strada. Gli incidenti stradali causano più vittime delle peggiori malattie. Su, stai calma. Adesso le strade sono piene di pazzi da legare. Quella povera ragazzina, che era sempre fuori in giro per vendere le sue cianfrusaglie... E che faceva quello che poteva per guadagnarsi da vivere. Su, nonna, non devi fare così, per favore. Devi cercare di calmarti, devi calmarti. E poi non ci hanno ancora confermato la notizia. Quando loro arriveranno ce lo diranno, solo allora sapremo tutto. Sì, ma quando, quando? Perché la polizia non ha chiamato ancora, eh? Sono ormai ore che hanno trovato la moto di quella povera ragazza. Hai ragione, ma quello che mi sembra strano è che lei sa il telefono di casa nostra. Perché non ha detto di avvisare qui? Di qua, prego, entrate. Figliola, tesoro mio, rispondi. Tibisai, ti prego, parlami. Tibisai. Che ci fai tu qui?
Come fai a conoscere questa ragazza? È la fidanzata di mio fratello. Dio mio. Che cosa c'entri tu con questa storia? Per caso sei stata tu a investirla? No, non io. È stata mia cugina. Ah, la figlia del dottor Macedo. Sì. Ti mi sai. Amore mio, amore. Tesoro, sono io il tuo papà. Parla. Rispondimi. Parlami, amore. Ti prego, di qualcosa, ti prego, apri gli occhi. Non può farlo. È inutile tentare di svegliarlo. Perché? Non vi può sentire, è priva di conoscenza. È in coma. Non vi assillate più. Non vi assillate più, vi ho già detto tutto. Calmati. Non assillatevi più. Adesso calmati, Patti, da bravo. Come vuoi tesoro, che io sia tranquilla, zia? Come posso stare tranquilla? Come posso con la disgrazia che mi è tesoro, successa? No, tesoro, non piangere. Io voglio morire. Io vado a telefonare al dottore Stella. No, non andare, meglio di no. Ma sì, Estella, per favore, almeno la farà dormire, non vedi che è stanca? E invece è molto meglio che lei rimanga sveglia. Deve essere cosciente, deve riuscire ad affrontare serenamente la realtà, non lo capisci? Patti, tesoro, sta tranquilla, perché comportandoti così non migliorerai la situazione, devi calmarti. Ma non l'ho vista, zia, ti giuro che non l'ho vista. Me la sono trovata davanti alla macchina, ma non l'ho vista. Sì, calmati. Io ho solamente sentito il colpo. Calmati, da brava. Dai. Era lì, zia, era lì. Sì, va bene, però io vedo su, ancora il su. Sangue. No, è buono, calma. Ma dimmi, dimmi, ti prego, no, zia, no, è già morta. Io l'ho ammazzata. Lei è viva, amore mio, lei è viva. Senti, adesso preghiamo un po', coraggio. Adesso pregheremo un pochino e domanderemo a Dio che le salvi la vita, che la faccia guarire presto. Preghiamo, su, forza, prega. Prega, tesoro, da brava, prega. Brava, brava. Il suo stato è estremamente delicato. Io non voglio ingannarvi. La ragazza purtroppo è in coma. E lo stato di coma molto spesso è l'anticamera della morte. Oh no, Dio mio, non me la portare via, non me la portare. Ma, dottore, che cosa si può fare? Aspettare qualche sua evoluzione. In simili casi, purtroppo, non si può fare molto, oltre ad aspettare che qualcosa accada. Ma aspettare fino a quando, dottore? Questo non lo posso dire. Sua figlia ha subito un coma traumatico, e questo a causa di un colpo ricevuto al momento dell'incidente. Per adesso non sappiamo nient'altro. E per questo le hanno messo quegli strani apparati? Questo è ossigeno diretto. Serve per mantenere il cervello ossigenato e viva la materia cerebrale, per evitare che accadano danni irreversibili. Per adesso siamo in stato di emergenza. In seguito, avendo più tempo, potremo effettuare tutte le analisi necessarie per valutare meglio il suo stato. Per adesso la manterremo così. Domani sapremo meglio che fare. D'accordo, dottore, ma che probabilità ha mia figlia di superare definitivamente questa crisi? Vede, la neurologia, nonostante i molti progressi che sono stati fatti al giorno d'oggi, racchiude dei misteri non ancora svelati. Questi stati comatosi sono imprevedibili. Può darsi che sua figlia si risvegli da un momento all'altro e può darsi che non accada mai. Sì, Otto, infatti, io in questo momento sono occupato a risolvere il problema di mia figlia. Per cui credo sia meglio che tu ti faccia carico di tutte le operazioni che abbiamo fra le mani. Molto bene, ci penso io, non si preoccupi. Però stai attento, perché sembra che il governo attuale stia prendendo le cose molto sul serio. C'è parecchia gente che piano piano sta ficcando il naso da tutte le parti. Nessun problema, Don Joaquin. Lei stia pure tranquillo e non si angusti. Non dimentichi un altro aspetto importante della situazione. Noi siamo gente ricca da sempre. Chi può sospettare che cosa combiniamo? Bene, ad ogni modo, io ti avverto che in questo lavoretto c'è moltissima gente intelligente che tu non dovrai sottovalutare. Sai, Otto, quelle
Sono persone che non vanno molto per il sottile, te lo dico io che ho avuto sempre contatti con loro. È gente pericolosa e bisogna essere protetti. Perciò mi raccomando, fai attenzione. Sarò attentissimo, glielo prometto. Bene, Otto, ti vorrei confessare una cosa. Devi sapere che sono molto preoccupato perché il sistema di trasporto che noi stiamo usando non è di mio gusto, non mi piace. Dottore, quest'affare è grosso. È inevitabile correre qualche rischio. Sì, questo è vero, ma rifletterci bene, vedi. Vedi quel camion con un viaggio così lungo da fare. Non si preoccupi, dottore. La cassa è coperta da alcuni sacchi di cemento. Nessuno penserà di perquisire il camion. Bene, allora non ci resta che sperare che tutto vada come previsto e che il mio morale salga in fretta. Vuole che apra io? Sì, va a vedere chi è. Salve. Salve. Che bella sorpresa vederti, Leonela. Come stai? Bene. Su, avanti, entra. Prego, Leonela. Bene, Don Joaquin. Io la saluto. Arrivederci. Ciao, Leonela. Ci vediamo. Perché vedi ancora certa gente? Leonela, ascoltami. Otto è un brillante ingegnere e inoltre mi ha presentato un magnifico progetto per il complesso turistico che io sto costruendo. Lo sai, gli affari sono affari. Vengo dall'ospedale, zio. Ma mi vuoi spiegare per quale motivo ci sei andata, Leonela? Per quale motivo stai dando tanta importanza a questa faccenda? È molto grave. Ma cosa significa grave? È un normale incidente. Tutti i giorni capitano degli incidenti stradali. Però di questo è responsabile tua figlia e tu conosci la legge. A questo penserò io, Leonela. Ascoltami bene, tesoro. Vedrai che con qualche telefonatina oppure con un invito a cena, insomma, con una bella mangiata risolverò tutto. Niente paura. Zio, hai per caso sentito parlare di una campagna contro la corruzione? Ah, andiamo, Leonela, queste sono solo stupidaggini. Chi ha il potere può e chi non ce l'ha non può. Chi è quella ragazza, poi? Chi è? Una vagabonda? Non è nessuno. Non le hanno neppure trovato i documenti addosso. Potrebbe anche essere una delinquente o una poco di buono, ma chi vuoi che la vada a cercare? Ti stai sbagliando. La sua famiglia l'ha cercata. Ah, sì? Bene, ad ogni modo ci penserò io. Zio, questo è un caso grave. Quella ragazza è in coma e non si sa ancora se si salverà. D'accordo, in tutti i modi sia ben chiaro che non ho intenzione di permettere che mia figlia venga ritenuta responsabile. Ma è lei la responsabile dell'incidente, potrebbe anche venire incriminata. Ma se lei verrà accusata, Leonela, io la difenderò. Che sono un uomo molto influente in questo paese, non sono uno qualsiasi. Lo sai chi c'è dietro a tutto questo? Chi? Pedro Luis Guerra. E che cosa ha a che fare quell'individuo con questo incidente? La ragazza è la figlia di un suo amico e la fidanzata di suo fratello. Ah, Nieves, tesoro mio, perché adesso non fai una telefonata all'ospedale, eh? Si è già fatto molto tardi e ancora non arrivano. Avanti, nonna, calmati, per favore. Pedro mi ha detto che ci avrebbero chiamato. Se solo avessero saputo qualcosa, sarebbero venuti ad avvisarci. Sì, però noi siamo ancora qui senza notizie, lo capisci questo? E purtroppo sappiamo che qualcosa è successo. Solo speriamo che... Sono loro? Sì, tu penso credi? Proprio che siano loro. E allora, Cayetano? Cayetano, mi dispiace molto. Grazie, Nieves. Io, anch'io, Cayetano, non puoi immaginare quanto noi siamo addolorati. Tu sai quanto vogliamo bene a quella brava figliola. Io ho intenzione di andare a chiedere la grazia a San Pancrazio, a lui che è il patrono della gioventù, in modo che lui, sì, lui ci possa aiutare. Nonna, Cayetano vorrebbe cambiarsi e mangiare qualcosa. Per favore, pensa tu a lui, va bene? Ah, sì. Cayetano, andiamo, vieni di là con me, su. Adesso ti accompagno in camera, così ti cambi mentre sì, io ti grazie, preparo qualcosa grazie. Da mangiare. E Manawe? È ancora là. E Tibisai come sta? Sta ancora male? Come prima. Si muove,
né dà qualche segno di vita. Ma la cosa peggiore di tutte è che non si sa per quanto tempo potrà durare. Che disgrazia. E non c'è nessuna speranza. Beh, ecco, il medico che la sta curando non assicura niente. Ho intenzione di indagare più a fondo su quello che è successo a Tibisai, però non voglio farlo in presenza di Cayetano. Povero Cayetano. Non gli poteva capitare una cosa peggiore di questa, proprio oggi che è uscito di prigione. Sono passato di là tante di quelle volte e vedevo Tibisai che vendeva la sua merce, i suoi oggettini, con tutte le sue cose in bella mostra. Avevo capito che c'era pericolo, sai, sapevo che lì c'era pericolo, proprio di là doveva passare quell'auto. Dovevo esserci io, sai, Nieves. Dovevo essere lì. Senti, Pedro, c'era anche Macedo all'ospedale? No. Né lui né la figlia. Solo Leonela. Leonela? L'hai vista? Era lì? Sì. Era al capezzale di Tibisai. Quando siamo arrivati, non sapeva chi fosse, neppure che avessimo qualche legame con lei. E tu? Ecco, sai, la sorpresa è stata reciproca. Perché neanch'io avrei mai pensato che era stata lei, la cuginetta, la responsabile dell'incidente. E poi che cosa è successo, Pedro? Avete anche parlato? No, è rimasta solo un momento. Sarà andata di certo a preparare la difesa per la cuginetta innocente. La vuoi accusare, allora? Nieves, questa è una decisione che prenderà Cayetano. Magari lo facesse. Spero che lo faccia. Perché se è vero che la legge è uguale per tutti, la cosa più giusta è che la figlia del dottor Macedo venga spedita in carcere. Soledad de sueño y por las noches yo te invento, de tu castigo soy el dueño, porque tu odio es lo que encuentro. Soy el ladrón de tu amor, tu mal recuerdo, soy el quieres mencionar, y al saber de tu desprecio siento miedo que nunca, nunca me puedas perdonar. Soy el ladrón de tu amor y estoy confeso, yo sé bien que no estarás cuando me vaya. Y aunque te duela más, apréndete esto, que quien te hace llorar